Ciao a tutti da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazione Piloti e benvenuti a una nuova puntata di Racing Time, il TG dei motori. Oggi vi devo dire la verità, mi sembra vacanza, perché dopo 3 giorni non stop, dove sono stato praticamente dalla mattina alla sera qui davanti al PC ad analizzare tutte le vetture che sono state tirate fuori, presentate, fatte vedere finalmente in originale durante i filming day. Ebbene, oggi veramente è una giornata rilassante rispetto agli ultimi 3 giorni. Vero è che questa sera ci sarà la presentazione dell'Alpine, però è alle 21 e quindi ho pensato, anziché fare una puntata stanco morto, l'analisi la facciamo con calma sul TG, quindi sulla puntata di domani. Però siamo troppo vicini alle presentazioni delle vetture, eccetto Red Bull, di cui veramente si sa poco e niente, a parte il caso del budget cap, che tra l'altro oggi ha ulteriori risvolti, ne parleremo in puntata. E poi, dicevamo, siamo troppo vicini ai filming day, che hanno fatto le vetture reali in pista, perché quelle che abbiamo visto spesso e volentieri erano dei rendering o addirittura dei manichini. Quindi oggi in puntata ci sarà veramente tanta, tanta tecnica. E volevo iniziare con un team a caso. Ho fatto un sorteggio, mi è uscita la Ferrari, così forse è anche la prima volta che succede. Quindi apriamo la puntata parlando di Ferrari e vi faccio vedere una cosa. Ferrari ha abbandonato il doppio T-Tray, la monoposto che abbiamo visto girare a Fiorano, ha il T-Tray singolo con una sola aletta, quella principale. Qui non c'è il raddoppio. Per farvi capire, Mercedes ha il doppio T-Tray, così come Aston Martin e un po' tutti. Quindi l'ala principale è qui, questa aletta, e poi ce n'è una seconda più o meno a metà. Ferrari ha deciso di abbandonare la soluzione dell'anno scorso, poi magari ritornerà ad avere quello doppio, però a Fiorano ha girato questa soluzione qui. E soprattutto a Fiorano, e questa, ragazzi, credetemi, è una cosa logica e scontata. Non c'è stato il porpoising. Perché parlo solo adesso di porpoising? Perché mi avete scritto tanti tanti messaggi su questo famigerato porpoising che si sarebbe visto non durante il filming day, cioè quando i piloti comunque hanno tirato, ma durante il demo test fatto in occasione della presentazione. E non vi dovete preoccupare. Allora, vi spiego un paio di cose che ci fanno capire perché il porpoising non ci sia minimamente stato. Il fatto che abbiate visto del pompaggio in alcuni tratti della pista, neanche ad altissima velocità, perché si è visto anche nei punti lenti, ad esempio sopra il ponte, non vuol dire che sia porpoising. Allora, prendiamo innanzitutto in considerazione il fatto che Leclerc, quando l'avete visto voi, ha fatto un giro e mezzo di installation lap, si chiama, cioè lui è entrato per controllare che tutto stesse insieme. Tra l'altro, nell'ultima parte ha rallentato tantissimo, non ha tirato, non faceva tempo ad innescarlo il porpoising. E poi a Fiorano si raggiungono i 290 km orari. Ferrari l'anno scorso lo innescava prima a 260, poi l'ha spostato a 2,80 e poi ancora oltre, quindi avrebbe dovuto fare un passo indietro clamoroso, tra l'altro in un giro dove non ha tirato, e per di più dovete considerare una cosa, c'è un regolamento che lo allontana ulteriormente perché le vetture sono più alte. Quindi se Ferrari avesse avuto porpoising sarebbe stato un progetto da buttare. Non ce n'è stato e non ce n'è stato neanche durante il filming day. Quindi, da questo punto di vista, stiamo tranquilli. Ovviamente si è girato su una pista, ripeto, da 290 km orari,
velocità massima. Quindi poi vedremo più avanti, ma questo problema state tranquilli che è stato superato o allontanato tantissimo, non solo da Ferrari, ma un po' da tutti i team. Poi guardate chi è tornato oggi, però non vi preoccupate, state tranquilli, nessuna agitazione, nessuna preoccupazione. Chi è tornato oggi a Maranello? Lui. Lo riconoscete? Quello in mezzo? Allora, io non vi dico nulla, scrivete voi nei commenti di chi stiamo parlando, però comunque la sua visita non ha nulla a che vedere con un discorso lavorativo, né presente né futuro, quindi state tranquilli, stava là per altri motivi. Quella è la Jess. Poi, invece, il team principal di adesso, oggi è uscito allo scoperto. Per cosa direte voi? Per il caso Budget Cup. Come vi dicevo, in questi giorni c'è un po' di agitazione in merito a questo discorso e vedrete che se ne parlerà ancora per qualche giorno, poi si entrerà in atmosfera test prestagionali, unici test prestagionali, che assurdità. E però Vasseur ha voluto farsi sentire, ha voluto far valere la Ferrari in merito a questo discorso, auspicandosi che la FIA faccia una revisione dei conti per tutti i team prima dell'inizio del mondiale, però, caro Fred, rassegnati, sarà molto difficile che ci riusciranno. E per di più ha chiesto, se qualcuno ha sforato, quindi ragazzi il sentore c'è, delle pene più severe rispetto al passato. Vedremo come andrà a finire questa ennesima telenovela che riguarda il Budget Cup, però io sono sicuro che in un modo o nell'altro ci metteranno ancora una volta una pezza. Se così non dovesse essere, vuol dire che Ferrari è diventata in pochissimo tempo molto più forte dal punto di vista politico. Poi, ieri, test Mercedes, abbiamo visto problemi probabilmente di elettronica. Oggi com'è andato? Non l'ho seguito tutto, però ho seguito finché ha girato Russell sul bagnato e ha funzionato tutto quanto, i problemi di ieri non si sono ripresentati, quindi probabilmente hanno risolto il tutto. Ripeto, non l'ho seguito tutto, non so poi com'è andato Hamilton, perché il primo a girare è stato Russell, quindi da domani vi darò ulteriori aggiornamenti. Però come potete vedere si è girato in condizioni da bagnato, quelle che vedete montate sono le full wet, e la manina vi indica una piccola curiosità. Ricordate la feritoia che ci sta qui davanti alla, scusate, ho mosso un pochino la foto, sotto la stella a tre punte, sotto lo stemma della Mercedes? Ebbene, in condizioni di tanto bagnato in pista, viene posto un po' di nastro per evitare che si bagni tutto ciò che ci sta all'interno, e sono delle parti elettroniche. Però, per quel che riguarda Mercedes, vi dico la verità, ieri sera mi ero preoccupato, ma non per i problemi di affidabilità, ma perché, ragazzi, l'ho detto anche durante il collegamento che ho fatto con Tonio in diretta, tra l'altro lo saluto, durante la presentazione della Mercedes, la scelta di una vettura tutta nera, soprattutto all'inizio, non ti dà la possibilità di capirne bene le forme. E ieri veramente mi sono preoccupato di una cosa, perché in più di uno mi avete mandato questa foto. Guardate qui che cosa si nota, è incredibile. Si vede una sorta di scavatura in stile Ferrari. E questo non avrebbe senso per la scelta a livello aerodinamico che ha fatto Mercedes, però sapete, tutto è possibile. Sembra proprio simile alla rampa che la Ferrari ha nella parte superiore della pancia. Prima si scende e poi si risale. Ho detto però che la cosa andava un pochino approfondita, perché
comunque dovete considerare che tutto si deve muovere seguendo una logica e le scelte aerodinamiche del progetto Mercedes è difficile che implichino una opzione del genere, però ci ho lavorato su e alla fine oggi ho tirato fuori una foto dove si vede chiaramente che qui non c'è nessuna scavatura. Questo è Russell durante il filming day. Ebbene, vedete, forse c'è un leggerissimo spigolo che tra il fatto che la vettura è tutta nera e il gioco di ombre, luci e via dicendo, ieri mi aveva fatto saltare dalla sedia pensando che ci fosse una soluzione in stile Ferrari. Semplicemente si è trattato appunto di una foto che ci ha ingannato a livello ottico, perché questa è molto più chiara, l'ho anche schiarita leggermente e vi posso dire che non c'è nessuna scavatura. Poi un'altra cosa che vi voglio far notare da questa foto è quanto sia grande il primo deviatore di flusso. E quest'anno, come vi dicevo, io mi aspetto tantissime vetture che adottino questo tipo di soluzione. Oltretutto, guardate qui, si intravede una parte metallica. Cerchiamo di capire nel dettaglio di che cosa si tratta. Allora, un po' credo tutti i team adotteranno nella prima parte del marciapiede, dopo il primo deviatore di flusso, una soluzione di questo tipo. Per quale motivo? Semplice. L'anno scorso queste dentellature le trovavamo un po' più verso il posteriore, adesso sono spostate un po' in avanti. Quello che credo io è che qua già ci sia la prima uscita del deviatore di flusso, quindi l'uscita del primo deviatore di flusso. Qui c'è quella famosa curva, non so se avete seguito le puntate che abbiamo fatto in merito al fondo durante lo scorso anno. Ebbene, questo pettine, questa ondeggiatura che poi tra l'altro è in metallo, serve a far sì che ci sia, venga prima la sigillatura del fondo per cercare di ricreare la minigonna pneumatica. Questa esigenza, un po' tutti i team, data l'altezza maggiore della monoposto, ce l'avranno tutti e quindi cercheranno di ricreare quel moto vorticoso un po' prima lungo il pavimento in modo da sigillare la vettura man mano ovviamente che questa si abbassa durante la marcia, quindi quando prende velocità. Io credo che ci faremo una puntata su questa cosa qui, perché dovete considerare che questo tipo di soluzioni è davvero una roba interessante, molto affascinante e ha una funzione aerodinamica ben precisa che serve, tra virgolette, a regolare l'incontro tra i due flussi, quelli lì che vengono fuori dal primo deviatore di flusso, dal fondo della vettura, e quelli che invece arrivano ad alta pressione, perché i secondi sono a bassa pressione, dalla parte superiore del fondo, quindi dal pavimento. Questi a un certo punto si incontrano. Ebbene, questo incontro va regolamentato e queste regole vengono messe appunto grazie alla forma, al numero di queste piccole onde in metallo. Ripeto, in soldoni tutto ciò serve a sigillare prima la monoposto, quindi a ricreare prima possibile la minigonna pneumatica. Però se dovessimo avere una puntata abbastanza vuota, sarà mia premura riempirla con un discorso fatto con tanti schemini per capire al meglio il funzionamento di quei pettini. E poi un'ultima cosa riguarda il demo test di ieri della Mercedes. Guardate, qui abbiamo un pezzo di un qualcosa che vola via dalla vettura. C'è tutto il video che fa vedere proprio che passa Russell, sto coso si stacca e poi cade per terra. Alcuni di voi mi hanno chiesto se i problemi al motore avuti da Russell non fossero stati causati dalla perdita di questo pezzo. La risposta è no, perché questo è un adesivo che si è staccato da qualche parte qui nella vettura. Poi
Vi avevo promesso ieri che mi sarei informato sull'andamento dei test dell'Aston Martin. Allora, i test sono andati secondo programma. Al solito non si possono fare dei paragoni a causa degli pneumatici, però Alonso era molto soddisfatto per quel che riguarda il comportamento della vettura. Lo ha trovato abbastanza sincero e il test ha avuto luogo senza intoppi, quindi non in stile Mercedes, ma al momento potremmo dire in stile Ferrari. Per quel che riguarda le frecce e la manina, che cosa vi voglio far vedere? Praticamente la freccia gialla ci indica quanto sia profonda questa gola, quanto questo canale vincolato da questo cordolo alto della pancia vada a scendere in maniera molto drastica. Ebbene, questa è una delle esasperazioni, delle soluzioni tecniche più esasperate che ha adottato l'Aston Martin. In questa zona i flussi si velocizzano e non di poco, scendono rapidamente e vengono convogliati il più velocemente possibile verso la zona posteriore, verso il diffusore della vettura. Poi abbiamo detto, ogni tanto devo prendere fiato, ragazzi, che oggi ci sarebbe stata cioè c'è alle 21 la presentazione dell'Alpine, e io ne parlerò domani, però qualche piccola anticipazione ve la voglio dare oggi. Allora, iniziamo con il muso dell'Alpine. Questo che vedete è quello della monoposto dello scorso anno. Dove cambierà il muso dell'Alpine? Anzi, sarebbe più opportuno dire dove e come cambierà il muso dell'Alpine. Ragazzi, sarà molto meno tondeggiante, questa curva sarà meno pronunciata e poi sarà molto più piatto, un po' come mi aspetto che sia, e non è detto che poi effettivamente avverrà così, il muso della Red Bull. Quindi un muso molto più dritto e schiacciato e anche un po' più largo. Poi, per quel che riguarda l'ala anteriore, non ci sarà questa curva in questa zona verso il basso, ma ci sarà la stessa identica curva verso l'alto. Tutto questo, se ci avete fatto caso, l'Alpine non è il primo team ad adottare questa onda che lascia più spazio sotto la vettura, viene fatto proprio con l'intento di convogliare più aria verso il fondo della vettura, anche da quella zona della vettura. Poi, sempre per quel che riguarda l'Alpine, vi faccio vedere, la manina mi indica questo piccolo rigonfiamento, qua siamo nella zona della sospensione posteriore. Quella che vediamo è la vettura del 2022. Ebbene, questo rigonfiamento sparirà nella vettura del 2023. Guardate che non è un dettaglio che da poco conto, perché in questa zona passano i flussi aerodinamici che rapidamente vanno verso il diffusore e qui incontrano un piccolo ostacolo, un rigonfiamento che non fa bene. Allora, perché questo rigonfiamento? Perché qui viene ancorata il puntone della sospensione pull rod, che è questo, e quindi qui c'è un alloggio che deve ospitarlo, che è esattamente questo. Vedete, vi ho riprodotto il puntone e quello che vediamo è il motore 2022 al banco prova. Ebbene, quest'anno la sospensione non sarà più così, sarà di tipo push rod, quindi questo rigonfiamento qua non avrà più motivo di esserci. In questa zona la vettura avrà una forma più pulita e quindi si migliorerà il flusso che dalle pance viene incanalato verso la parte finale della vettura, verso l'estrattore. Quindi un ostacolo in meno per il flusso aerodinamico che va verso il posteriore. Quindi, altra anticipazione, la sospensione posteriore sarà push rod e mi fermo qui perché, ripeto, poi la vettura va analizzata effettivamente per benino vedendola bene. Passiamo per un attimo
a un qualcosa che non sia Formula 1, perché in questi giorni abbiamo parlato solo ed esclusivamente di Formula 1. Dovete sapere che in Bahrain in realtà i test sono iniziati, sì, perché abbiamo Formula 3 e Formula 2. Per quel che riguarda la categoria maggiore, quindi la Formula 2, questi sono i tempi della seconda giornata. Come potete vedere, scorrendo la classifica, non ci sono piloti italiani, quindi io tifo per Arthur Leclerc, che è quarto. Per quel che riguarda invece la Formula 3, vi devo dare una notizia abbastanza importante che è passata un po' in sordina a causa di tutte le presentazioni che ci sono state in questi giorni e che sono sicuro voi da esperti quali siete, appassionati quali siete, saprete già. Ovvero che Gabriele Minì è un pilota, è diventato un pilota dell'Alpine, dell'Academy dell'Alpine. Quindi un colpo che potrebbe essere un colpo decisivo per la carriera del giovane pilota italiano, che tra l'altro è un mio conterraneo e siciliano. Qui lo vediamo al volante della sua nuova Formula 3, ovviamente con i colori del team maggiore che corre in Formula 1. Per lui sarà una stagione importante. Ora, questo passaggio di un pilota gestito da Nicholas Todd in Alpine ci fa capire una cosa, che vi ricordo che Nicholas Todd è il manager pure dei fratelli Leclerc. E quindi che cosa capiamo? Uno, che da qui a breve in Ferrari non ci sarà spazio per piloti giovanissimi. Nicholas Todd questo l'ha capito e ha cercato un'altra chance per il proprio pilota, che però ha un imperativo, ovvero vincere per potersi confermare un pilota di interesse per un team di Formula 1 e quindi, come tutti noi ci auguriamo, dare la scalata a quella che è la filiera classica, Formula 3 quest'anno, Formula 2 e poi, perché no, Formula 1. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla chiusura della puntata, sono contento che più o meno sono stato entro i margini che di solito mi prefisso e che sempre di solito sforo sempre. Se la puntata vi è piaciuta, vi prego di lasciare un like, un commento, condividere il video sui vostri social, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina e se volete seguirci sia su Facebook che su Instagram, però a Selezione Nazionale Piloti. Un'altra cosa che vi dico è che sto cercando di recuperare un pochino con i messaggi e ho un po' risposto, gli altri cerco di farlo in ogni buco di tempo libero che ho a disposizione, quindi praticamente quasi mai. Bene, da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti è tutto anche per questa puntata. Ci vediamo alla prossima puntata di Racing Time che verosimilmente sarà domani. Bacio, ciao!